Un percorso di crescita costante, quello del centro radiologico Futura di Brolo, nato nel 2018, è diventato punto di riferimento del comprensorio tirrenico-nebroideo nel panorama dei servizi sanitari privati. Un bilancio di questi primi 4 anni di attività è stato tracciato nel corso di un incontro organizzato in un noto ritrovo dell'Interland, a cui hanno partecipato medici e pediatri. Il Centro Radiologico Futura ha confermato l'impegno rivolto a garantire servizi di qualità nel campo della prevenzione e della diagnosi, evolvendosi da centro senologico a struttura con diverse specialità, grazie alle prestazioni di professionisti di alto livello e sfruttando le innovazioni tecnologiche, ma ponendo sempre il cittadino al centro della propria azione. È un centro che è nato con noi, con me, per cui io vado a tracciare, dopo 3 anni e mezzo di attività, i risultati che abbiamo ottenuto in campo senologico prevalentemente, in quanto abbiamo il centro è dotato di due attrezzature modernissime, quella tomosintesi che è un apparecchio unico nella nostra zona, più un ecografo in 3D pure, per cui abbiamo fatto un lavoro molto particolare e abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Quindi oggi noi andiamo a presentare i risultati che abbiamo ottenuto in questi 3 anni e mezzo, che sono di grandissimo riscontro. Ho approfittato del momento di questo centro Futura che parla di prospettive e di futuro, e allora siamo qui per cercare di dire al territorio le attività che portiamo avanti dentro il nostro istituto. È sempre più presente con una collaborazione strutturata e un raccordo interaziendale che abbiamo fatto con l'ASP di Messina a Mistretta, dove abbiamo attivato l'urologia, abbiamo attivato l'oculistica, ma soprattutto è il nostro progetto, che è il nostro fiore all'occhiello, che è il progetto Gemelli Giglio, questa collaborazione con questa istituzione di rilievo nazionale e internazionale, vogliamo sostanzialmente portare il messaggio in questo territorio straordinario che è questo dei Nebrodi. Abbiamo avuto l'opportunità, grazie al Centro Futura, di parlare di una patologia purtroppo in crescita, che è la patologia ostruttiva degli arti inferiori, cioè la patologia delle arterie degli arti inferiori, che a causa delle abitudini di vita, fumo di sigaretta, dislipidemie, è in continuo aumento. Quindi parleremo delle possibilità diagnostiche e terapeutiche come nuove frontiere, ecco, quelle endovascolari soprattutto. Purtroppo c'è stata una evoluzione dei casi che avevano accesso in ospedale, cioè arrivavano in ospedale dei casi un po' più difficili, perché i pazienti rimanevano a casa e non avevano accesso al pronto soccorso, quindi abbiamo avuto delle criticità più che quantitative e qualitative che abbiamo dovuto affrontare con grossi sacrifici da parte del personale medico e infermieristico. E l'infarto, chiaramente è una patologia che inquieta tutti, e quindi mi concentrerò sull'aspetto della tempistica soprattutto, cioè come fare quando uno ha l'infarto, dove rivolgersi e quale sarà il suo destino. Quindi approfondirò questo aspetto proprio tecnico nell'interesse del paziente infartuato, che al più presto deve raggiungere l'ospedale. Purtroppo non è che siano aumentate, non hanno raggiunto l'ospedale per la paura di essere infettate dal Covid, e statisticamente si sa che sono aumentati i casi di morte, di infarto, e anche per neoplasie, perché l'epidemia del Covid ha fatto sì che ha ingenerato una paura immotivata in tutti i pazienti, che hanno cercato di non raggiungere come avrebbero dovuto le strutture ospedaliere dove avrebbero avuto cura, per cui sono aumentate. Dobbiamo recuperare questo terreno. Affrontiamo il discorso delle nuove terapie percutanee ecoguidate sulla chirurgia tiroidea, cioè di trattare i noduli tiroidei benigni non chirurgicamente, ma con dei trattamenti ecoguidati che ci permettono di avere una regressione del volume dei noduli senza doverli operare, senza dover fare cicatrici, chiaramente in casi selezionati, ma già ne abbiamo fatti almeno un 150 finora e hanno dato ottimi risultati, devo dire. Un excursus sul stato attuale dell'artrosi, dal trattamento conservativo fino alla sostituzione protesica, sia di ginocchio che di anca. Sono pazienti anziani che magari si convincono di venire da noi ortopedici quando stanno proprio male, e quindi praticamente noi rappresentiamo per loro l'ultima spiaggia, no? Noi arriviamo e guardiamo le radiografie e poi stabiliamo il da farsi, che nella maggior parte dei casi purtroppo è quello di sottoporsi a interventi. Purtroppo non esiste una vera e propria prevenzione all'artrosi, perché essendo una malattia degenerativa è difficile, non vi sono delle
dei farmaci da poter assumere affinché questa artrosi non evolva. La cosa importante è attenersi a delle norme igienico-sanitarie importanti, cioè cercare di non essere obesi, di controllarsi dal punto di vista dismetabolico, ma adesso lo spiegherò adesso bene nella mia relazione.